internati militari italiani. Fu questo il nome ufficiale che le autorità tedesche diedero ai soldati italiani che successivamente all'armistizio dell'8 settembre del 43 scelsero di non aderire al Terzo Reich, rimanendo fedeli al giuramento di fedeltà al re, e per questo furono catturati, rastrellati e deportati in Germania. Tra di loro Vittorio Vialli, di cui vi proponiamo alcune foto che lui riuscì a scattare all'interno dei lager e che oggi sono conservate all'Istituto per la Storia e la Memoria del Novecento Ferruccio Parri, grazie all'impegno dei figli Silvana e Bruno. Quella degli internati militari fu la prima forma di resistenza. Eppure la loro storia è stata a lungo dimenticata. Solo recentemente si è cominciato a parlare del valore di questi militari, grazie al libro di Alessandro Natta, L'altra resistenza, e agli studi successivi, tra cui ricordiamo quelli di Mario Avagliano e Marco Palmieri, Arrigo Petacco e Giancarlo Mazzucca. Nel 2010 è stato realizzato un singolare progetto, Una storia in viaggio. Ce ne parla Marco Ficarra, uno dei promotori. Questo progetto è nato intanto dall'incontro con i fratelli Vialli. Insieme a loro è nata l'esigenza di in qualche modo dare vita a questo tema in maniera diversa dal semplice ricordare in maniera istituzionale oppure più classica, che so, con dei libri, così. C'è proprio l'idea di fare un qualcosa di diverso, e quindi è nata proprio l'esigenza di costruire un luogo nella rete, cioè quindi in internet, ma soprattutto l'idea di provare a raccontare, andando nei luoghi della deportazione dei nostri cari, no? Di Giacchino Virga, di Vittorio Vialli, e andare in quei luoghi, cercare di immaginare che cosa era successo in quei luoghi, in quegli anni, e in qualche modo provare a raccontarlo in internet attraverso un blog, e dare la possibilità ad altre persone di vivere insieme a noi questi momenti. Quindi è stato una specie di diario, in diretta, che abbiamo tenuto per 5 giorni. L'abbiamo voluto chiamare L'altra resistenza, ricordando il libro di Natta, proprio per dire, ecco, vogliamo festeggiare il 25 aprile ricordando questa storia dimenticata. Anche lo stesso Marco Ficarra ha avuto nella sua famiglia un internato militare, lo zio Gioacchino Virga. Io ho saputo della vicenda di mio zio pochi anni fa. Io sapevo di avere questo zio morto in guerra, ma non c'erano delle informazioni più precise su come era morto, dove era morto. Insomma, sapevo che era un militare, ma non avevo alcuna informazione in merito. Mio padre, che è una persona molto attenta alla memoria storica, alla memoria anche familiare, era venuto in possesso delle lettere che lui mandava dal campo di concentramento, e anche lui non sapeva bene questa storia, non la conosceva, e quindi la prima cosa che ha fatto è me le ha fatte vedere e mi ha chiesto, mi ha un po' voluto, si è confrontato con me dicendo dovremmo fare qualcosa. E così è nato il graphic novel Stalag XB, in cui Marco, come ci ha confessato, ha ricostruito una storia che non conosceva, quella dello zio, internato militare italiano. Tra i documenti ritrovati anche dei piatti prelibati. Io quando ho preso in mano queste lettere, che erano lettere non solo quelle che lui spediva, ma anche erano lettere che lui aveva ricevuto, perché un suo compagno di prigionia
tornando dal campo di concentramento dopo la liberazione, andò dai genitori a raccontare, insomma, che Giacchino non ce l'aveva fatta e portava con sé quelle poche cose che lui aveva, che erano quindi le lettere che riceveva, un tesserino militare e alcuni foglietti. Erano due foglietti, scritti fronte e retro, ed erano degli appunti. Sono degli appunti e si intitolavano Cibi prelibati, ed erano un elenco di cibi che lui evidentemente desiderava. Erano i cibi della sua infanzia, i cibi della sua terra, e questo elenco devo dire che era veramente toccante. Grazie al libro, Marco ha ritrovato la tomba di suo zio ad Amburgo. E per noi è stato un momento veramente toccante, molto, molto forte, perché in qualche modo abbiamo chiuso la ricerca, come dire, ecco, c'è finalmente questa storia, possiamo dire, si è conclusa, in qualche modo siamo riusciti ad arrivare insomma, a una fine non positiva, però una fine di questa storia, insomma.